Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo insieme ad analizzare i 5 luoghi più inquietanti d'Italia. Ma senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito questa top 5. Catacombe dei Cappuccini. A Palermo potrete assistere ad uno spettacolo tanto macabro e spaventoso quanto culturalmente e storicamente interessante. Un vero e proprio cimitero nel convento dei frati cappuccini, dove sono conservati migliaia di cadaveri mummificati. All'interno degli squallidi e stretti cunicoli possiamo trovare una vastità di cadaveri che affollano un lunghissimo e spaventoso corridoio sotterraneo. Si dice anche che all'interno delle catacombe si aggiri il fantasma di un uomo, il cui corpo fosse stato originariamente sepolto all'interno di questo spaventoso cimitero per poi essere trafugato e nascosto. Villa Malvasia. Ci troviamo nella periferia di Bologna, dove sorge la splendida Villa Clara, una residenza estiva in campagna ormai abbandonata e meta di prove di coraggio dei giovani bolognesi pronti a sfatare la leggenda della sua maledizione. Clara, da cui prende il nome la villa, era una bambina con poteri di chiaroveggenza, nata agli inizi del Novecento, che il padre, a causa dei suoi poteri, fece murare viva all'interno della villa. Si dice anche che il fantasma di Clara si aggiri senza pace per le stanze di Villa Malvasia, piangendo e lamentandosi ancora oggi. Villa dei Vecchi. Nella provincia di Lecco potete trovare questa antica ed affascinante villa incastonata in un panorama unico. Abbandonata pochi anni dopo la morte del conte che la volle costruire, venne abitata nel primo dopoguerra da un certo Aleister Crowley, uno dei maggiori esponenti d'occultismo e satanismo dell'epoca. Il signor Crowley era dedito a riti orgiastici nelle stanze rosse della villa e con donne dai capelli rossi. Sembra che da ciò si originò il soprannome della villa, cioè Casa Rossa. Alla sua morte, il signor Crowley lasciò la casa in eredità ad un gruppo di seguaci che invocavano il demonio all'interno della villa, finché una sera, durante un rituale, uno dei membri della setta venne posseduto dal demonio e uccise tutti gli altri membri. Per la polizia, il colpevole non è ancora stato identificato. Castello della Rotta. Il Castello della Rotta è uno dei luoghi più infestati e spaventosi d'Italia, che come protagonista avvistamenti e fenomeni paranormali. Molti sono gli avvistamenti di fantasmi all'interno del Castello della Rotta, ma il fenomeno più singolare rimane la processione degli spettri, che avrebbe luogo ogni anno tra il 12 e il 13 giugno, dove anime soli, tristi e violente, legate al castello e alla sua storia, percorrono le mura in un corteo rituale. Il Castello della Rotta venne edificato nel 1452 e ancora oggi è meta di tanti coraggiosi interessati ai suoi particolari eventi. Ex manicomio pediatrico a Guscello. Ci troviamo in una piccola frazione in provincia di Ferrara che sarebbe a tutti sconosciuta se non fosse stata la sede di un ex manicomio pediatrico che le leggende e le tradizioni descrivono come uno dei luoghi più spaventosi ed infestati d'Italia. Secondo la tradizione, il manicomio veniva gestito da alcune suore che non avevano decisamente a cuore la salute di bambini, infatti questi ultimi erano sottoposti a torture fisiche e mentali. La tristezza della loro condizione è ancora percepibile oggi visitando i resti dell'ex manicomio. Possiamo trovare sedie, lettini, scritte blasfeme sataniche insieme a strane apparecchiature mediche, tra cui la macchina per elettroshock. Il manicomio pediatrico venne misteriosamente ed improvvisamente abbandonato nel 1970. Le cause dell'abbandono al giorno d'oggi non sono ancora chiare, insieme alla scomparsa di tutti i bambini dell'edificio.